abbiate paura. State fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Libro dell'Esodo, capitolo 14, versetto 13. Non abbiate paura. Uno dei pensieri ricorrenti nella società odierna è che per riuscire nelle nostre imprese, per realizzare i nostri progetti, occorre agire, darsi da fare. Bisogna essere attivi e performanti. Certamente questo ha una sua valenza. Chi si ferma e aspetta che le cose gli accadano dal nulla rimarrà deluso. Nella Bibbia, tuttavia, ricorre spesso questo concetto che sembra essere in contraddizione con tutto ciò. È qualcosa che Dio molte volte ci chiede di fare. Stai fermo, dice, e lascia che sia io a operare nella tua vita. Ciò non è un incoraggiamento alla pigrizia, ma un'esortazione a riporre in Lui la nostra fiducia e saper aspettare la sua risposta. Al popolo di Israele, che non sapeva cosa fare quando si trovò davanti al Mar Rosso, Dio disse: state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Tale attesa fiduciosa, inoltre, vuol dire riuscire a restare saldi nella parola di Dio, essere fermi nel mettere in pratica ciò che è stato scolpito nel nostro cuore ed essere resi capaci di resistere e stare fermi anche davanti alle difficoltà. Dio ci aiuti a riporre in Lui tutta la nostra fiducia per vedere manifestata in noi quella pace profonda e inalterabile, tipica di chi confida soltanto nel Signore.